Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Non tutti lo sanno, ma in Liguria è stato deciso di istituire un rigassificatore al largo delle coste di Vado Ligure, nella Liguria di Ponente, ed è prevista l'istituzione di questo rigassificatore in tempi anche piuttosto rapidi. Ci sono state delle proteste, a mio giudizio sacrosante, della popolazione della costa Ligure, di Vado Ligure, di Savona, di Spotorno, di Noli, di Bergeggi, paesi a me carissimi, soprattutto Spotorno, che è il mio luogo del cuore, il mio paradiso prediletto. Ebbene, per parte mia sto senza dubbio dalla parte della popolazione contro il rigassificatore e mi permetto di dire che l'istituzione di questo rigassificatore è, a mio giudizio, una scelta pessima, perché intanto va, a mio giudizio, a impattare su uno dei luoghi più belli d'Italia. Provare per credere, andate a vedere lo splendore di quei luoghi, con l'isola di Bergeggi, con la costa di Spotorno, di Noli, posti davvero incantevoli che dovrebbero essere potenziati dal punto di vista turistico e non certo devastati a livello di impatto di bellezza e di impatto visivo dal rigassificatore. Ma poi pensate anche al paradosso: l'Italia, con questa scelta sciagurata di fare continue sanzioni alla Russia, sta perdendo continuamente terreno, sta arretrando a tal punto da dover adesso istituire il rigassificatore. Non è il solo, quello di Vado Ligure, intendiamoci. Insomma, l'Italia, per fare le sanzioni alla Russia come vuole Washington, di fatto si è data il martello sui piedi, per non dire altre parti del corpo, o, per usare un'altra immagine efficace degna dei cartoni animati, ha pestato il rastrello e quindi si trova con il rastrello in fronte. Insomma, siamo contrari al rigassificatore di Vado e speriamo vivamente che le proteste pacifiche e sacrosante della popolazione vengano ascoltate anzitutto dal presidente della regione Liguria, che per ora sembra procedere dritto come un treno nella scelta del rigassificatore.